Parlare di questa partita a Kaunas richiede innanzitutto parlare di noi stessi, prima di tutto, perché è chiaro che dobbiamo fare una partita che in questo momento deve essere sopra le righe per quello che siamo a livello di energie e di possibilità di rotazioni. Lo dobbiamo fare perché Kaunas ha una classifica non veritiera, nel senso che è una squadra che ha mantenuto anche tanti giocatori che hanno addirittura fatto le Final Four la scorsa stagione, è una delle squadre che gioca con più energia in tutta l'Eurolega e che in casa ci presserà tutto campo e poi ha avuto un inizio di stagione particolarmente sfortunato perché è una squadra che ha avuto il tiro per vincere con il CSKA, ha avuto il tiro per vincere con il Barcellona, tanto per citarne un paio, ma che poteva tranquillamente avere tante vittorie in più. Poi l'Eurolega sappiamo che è questo e che a volte i finali volgono da un lato o dall'altro e determinano dei salti in classifica importanti perché in un paio di vittorie ci stanno in più o in meno, ci stanno tantissime squadre. Però ripeto, se dobbiamo pensare a come poi Barcellona ci ha travolto proprio sull'energia dopo anche che avevamo avuto un buonissimo inizio, ecco, l'energia sarà ancora superiore a Kaunas e sarà una squadra che ha anche delle similitudini con l'ultima di Eurolega che abbiamo giocato, nel senso che come loro sono una squadra che riesce a coinvolgere di più i lunghi, andare più vicino a canestro sia con i 4 che con i 5 con grande forza ed è una squadra che gioca di energia difensiva ed offensiva per 40 minuti. Quindi la prima chiave noi per stare in partita là sarà il superare la loro pressione tutto campo, quindi non perdere troppi palloni, riuscire a non andare fuori giri anche dopo che hai superato il pressing, ma riuscire ad avere degli attacchi equilibrati anche se magari rimarranno pochi secondi sul cronometro quando riuscirai ad andare in attacco e questo per dare a loro anche poco campo aperto perché sono estremamente efficienti nel concretizzare tiri fuori equilibrio o addirittura recuperi in punti facili in sovrannumero in contropiede e poi da lì ovviamente la battaglia a rimbalzi perché è una squadra che da quel punto di vista può dominarci e insomma tutte le altre situazioni poi di pareggiare questo tipo di fisicità quando invece saremo noi in difesa che riguarda poi le uscite di Miracles, le situazioni di pick and roll ovviamente, ma ripeto, una grande protezione complessiva dell'area dove ci dobbiamo far trovare pronti perché come a Barcellona in questi tipi di situazioni basta qualche minuto in cui non riesci a pareggiare l'energia e poi ti condiziona per tutta la partita perché per come siamo noi adesso diventa difficile poter pensare in campi come questi di fare grandi recuperi, quindi la possibilità di stare in partita con grande equilibrio, grande forza mentale, grande attenzione e un buonissimo impatto devono essere i requisiti essenziali per poter rimanere attaccati e arrivare in fondo avendo qualche chance di portarla a casa e niente, un grande sforzo che i nostri giocatori devono dimostrare di fare e poi col fatto che non giocheremo il campionato la domenica e cercheremo di rimettersi un po' in un po' più di brillantezza al di là dei giocatori che saranno impegnati con i nazionali e vedere se anche possiamo recuperare qualcosa, però è chiaro che ora la condizione è un po' disomogenea e delle mancanze in questo momento le abbiamo, ma non devono essere mai
come dire, un motivo per mollare di un centimetro, perché come abbiamo detto, queste situazioni, 9 mesi di partite ravvicinate, capitano a tutti e come le affronti, al di là anche del risultato, ma come ti sai compattare, come sai usare le risorse che hai in quel momento, ti rendono una squadra migliore. Poi alla fine di un percorso queste cose pagano sempre, per cui è con questa grande volontà e desiderio di rimanere a fare prestazioni di alto livello e mantenere questo rispetto in Eurolega che, con cui dobbiamo approcciare questa partita.